c'è lo Stato che dottor Maio, che lo come garantisce. Funziona il bacio? Cioè non ho capito perché due banche. E sostanzialmente Bernardo diceva Banca del Mezzogiorno continua a svolgere il suo ruolo di banca di secondo livello. Sostanzialmente afferma il fatto che la nostra banca è una banca commerciale e quindi ha una presenza territoriale. Attraverso questa capillarità noi vogliamo essere un po' diciamo il primo livello di mercato verso gli imprenditori, per cui tecnicamente quello che immaginiamo da un punto di più che immaginare quello che faremo da un punto di vista operativo è che gli imprenditori che si accosteranno a noi per fare leva finanziaria sugli investimenti tecnicamente parleranno con banche MPS e noi ci faremo poi da interlocutori operativi con Banca del Mezzogiorno. Se mi consentite, volevo aggiungere qualcosa al tema di questo cluster su cui noi abbiamo scelto di lavorare e volevo fare riferimento ad una concettualità molto importante che dal mio punto di vista veniva prima rappresentata dal dottor Grimaldi. Si è discusso per qualche momento del tema convenzionale, il trasporto sottoposto a temi convenzionali. In linea di principio io ritengo che questo tipo di approccio sia un approccio legato al costo, quindi struttura convenzionale con contribuzione su costo. Questo almeno da un punto di vista tecnico determina poca efficienza, cioè se io ottengo contributi per quello che spendo tecnicamente proverò a dimostrare che spendo. Ecco, questo principio mi colpisce molto ed è il motivo per il quale mi sento molto comodo all'interno di questo lavoro che stiamo sviluppando. Cioè il tema nostro qual è? Il tema di un'associazione che vive molto dello sviluppo del ricavo, che lo vuole fare attraverso livelli innovativi molto forti, che quindi dal mio punto di vista è capace di fare leva operativa. Il nostro ruolo è quello di sostenere questa leva operativa attraverso poi l'erogazione di credito. E un altro elemento importante è che i portafogli crediti di cui stiamo parlando, questo lo voglio dire in maniera molto, molto focalizzata, non sono dei plafond. Io molto spesso vedo che si fanno dichiarazioni, si afferma che sono stati costituiti dei plafond. Questo è un portafoglio credito e quando una banca genera un portafoglio credito poi ha la grande necessità di riempirlo. Quindi è un modo molto molto fattivo per stare insieme agli imprenditori. La crisi è superata, sta ritornando, cioè voi come la percepite? E guardi, noi abbiamo qualche momento di lavoro tecnico anche con Banca d'Italia. Banca d'Italia ci chiama spesso per sentire un po' il sentimento dei primari istituti bancari italiani. Io ho affermato questo, che ultimo trimestre 2017, primo secondo trimestre 2018, abbiamo visto una maggiore dinamicità. Diciamo che il rientro dalle ferie di agosto, dal mio punto di vista, ha un po' attenuato quella dinamicità che avevo visto precedentemente. Credo sia necessario ripartire.